può dire, no, ha un'iniziativa, una finalità così, così nobile, anche se... Franceschini con Fartigianato Imprese e Terni, Simonetta Melinari e Natuscia Terni, Amatrice. Queste associazioni che si sono messe insieme per organizzare questa cosa, e quindi ci stiamo facendo qualcuno anche guidare, che abbia più esperienza di noi e abbiamo cercato di dare il nostro contributo. Il risultato, vi voglio raccontare, è stata la mia personalissima esperienza e emozione nel vedere come veramente, come dice qua il payoff del marchio, il grande cuore dei Ternani, cioè queste organizzazioni, queste associazioni non sono persone che lo fanno di mestiere, lo fanno per passione, lo fanno per una finalità nobile, e devo dire sono rimasto a bocca aperta di vedere come sono stati capaci in pochissimo tempo, devo dire, che è giusto, è stato insomma un tempo veramente stretto, di mettere in moto una macchina da guerra, una capacità organizzativa che mi ha lasciato sbalordito, e il risultato poi si è visto, un po' perché senza dubbio i Ternani hanno dimostrato di avere un grande cuore nel partecipare così tanto numerosi, e un po' perché loro hanno dimostrato veramente di metterci l'anima, e quando ci si mette l'anima e la passione, i risultati sono sempre positivi, io credo. Quindi un piccolo precisissimo inciso anche sulla finalità, diciamo, di destinazione dei fondi, nel quale abbiamo noi come Confartigianato interessato direttamente la nostra Federazione Regionale del Lazio, che con il segretario regionale Aruffi si è fatta promotore di indagare sul territorio quali potevano essere le necessità principali per i nostri associati colpiti dal sisma, e quindi è stata individuata questa forma, diciamo, di noleggio di container per dare fisicamente un posto dove lavorare a chi è rimasto senza laboratorio, senza posto dove lavorare, perché come sempre succede in questi casi, per fortuna la volontà è quella di rimboccarsi le maniche e di ripartire, ma chiaramente c'è bisogno anche di un luogo per farlo. Quindi un grazie di cuore a nome di Confartigianato, a nome mio personale, a